Ciao a tutti ragazzi, io sono Loris98 e benvenuti qua sul campo F praticamente di Cornaredo, dove da qualche istante si svolgerà la partita FC Rapid Lugano contro AS Breganzona. AS Breganzona con il nostro Axel Paderni, Swissword TV, eccolo qua. E ci sarà anche Marco Comazzi, giustamente. Eccolo là. Ciao Max! Eccolo il nostro regista. Lui. Bene. A dopo, ci vedremo qua ragazzi, qui sul campo, la nostra postazione sarà là in fondo. Ma dopo la vedrete. A dopo, procediamo. Eccoci qua ragazzi, allora con qualche azione della partita precedente la nostra. Praticamente Lugano, FC Rapid si sfideranno su questo campo. Qui abbiamo la nostra postazione che abbiamo preparato. Telecamera principale qui, il tavolo e il nostro Max, il regista, eccolo lì, fai col pollice ok Max. Alessandro, ecco, mi fa vedere che c'è. Poi arriverà anche il nostro Alessandro, il nostro Axel Paderni, scusate, adesso mi sto confondendo con il regista Alessandro Chinelli, e comunque saluto, se guardi questo video sarai salutato, ciao Alessandro. E niente, quindi ci rivediamo dopo con... tanto qua vediamo le formazioni delle squadre, quindi... con la prossima partita, AS Breganzona, FC Rapid contro AS Breganzona. Qui è tutto pronto, ovviamente Max sta preparando le liste, che al massimo dopo vi facciamo vedere, se riusciamo, se no ci godiamo la partita e... recuperate la diretta su Swissword TV per scoprire di più. A tra poco e procediamo. Allora intanto pausa qua del primo minuto di gioco, ovviamente passato il primo tempo, come sempre dal stadio di Cornaredo. Abbiamo visto che c'è il sanitario Taminelli, lo salutiamo anche lui. E poi gioca il mitico Patrice Carcella è il mio capo ovviamente del Lido, lo saluto anche lui. Chiaramente qua c'è, lo saluto anche lui, Patrice Carcella, e dietro c'è Axel Paderni. Che forza Loris! Ciao ragazzi! Forza Fungo! Ciao Axel! Eccolo qua! Ciao Loris! Ed ecco là sempre il nostro Max Cocomazzi, sempre lui nella regia. Il regista. E qua sempre il punteggio 0-0, vediamo un po' chi c'è in diretta qua. Ecco, un po' di commenti. Forza Brega, vabbè, forza Michi! Forza il 7, Brega fortissimo. Anche il numero 1 in prima. Ciao Giorgione, vabbè. Fortissimo, merita 10, non la 7. Ciao Giorgione, ancora Giorgione, sempre Giorgione. Vabbè. Noi direi che proseguiamo con il secondo tempo di questa partita di calcio. Vedremo cosa succederà e vi faremo sapere al termine, chiaramente. Ci vediamo dopo, procediamo! Direi di chiuderla qua, allora Max, punteggio di 1-1 purtroppo, ma è finita in parità, grazie comunque al Rapid Lugano, grazie anche al Breganzone e a Patrice Carcella che abbiamo visto giocare, che si vedrà nella diretta chiaramente, ringraziamo anche il nostro sanitario Taminelli, che io lo conosco ragazzi, che lavora appunto al Lido di Rivacaccia. Detto questo, adesso ci sarà il momento delle interviste. Se guardiamo tiri e tutt'altro, penso che ne siamo stati un po' più favorevoli al gol e anche alla vittoria. Ovviamente il campionato è di inizi, però tutto sommato questo Breganzona è una squadra con grande qualità e comunque secondo me vi potete prendere anche qualche soddisfazione quest'anno. Ma sì, come l'anno scorso sono arrivati nuovi giocatori e sta migliorando molto e speriamo in bene per questa stagione. Bene, ti ringraziamo e continuiamo le nostre interviste e a tra poco. Un 1-1 che onestamente sta un po' stretto anche per il Rapid Lugano. Abbiamo visto il rigore sbagliato da Quesada, però comunque le occasioni ci sono state. Comunque c'è un po' di amarezza per questo risultato che sta veramente stretto. Assolutamente sì, abbiamo perso un sacco di punti dall'inizio campionato. E oggi siamo entrati male in partita, poi nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, però non basta. C'è bisogno molto di più da parte di tutti, meno nervosismo, però siamo tantissimi nuovi e sono sicuro che più vanno avanti le partite più faremo bene. Beh, adesso spettiamo una largia a favore del Rapid Lugano,
Lo scorso anno, ricordiamo, la squadra disputava il campionato di seconda lega, era una squadra fondamentalmente diversa rispetto a quella di adesso, quindi è chiaro, ci vuole tempo, ci vuole lavoro e soprattutto io credo che ci vorrà tanto, tanto spirito di sacrificio durante gli allenamenti. Assolutamente, ma quello non manca, cioè se si guardano gli allenamenti non c'è nulla da dire, poi nelle partite cambia la storia, però ci sta, alla fine sono partite, sono diverse dagli allenamenti, l'allenamento è solo una cosa, poi la partita è tutt'altro, però sono convinto che se lavoriamo tutti assieme si può fare bene. Settimana prossima, domenica, Rapid Lugano sarà in trasferta al campo vela di Ligornetto contro un Ligornetto che comunque sono già due anni che tenta una promozione in seconda lega. Beh, il nostro obiettivo si sa, è quello di salire, quindi dobbiamo cercare di vincerle tutte, poi non guardiamo in faccia nessuno, che sia Ligornetto, che sia tutte le squadre del campionato, quindi ci si allena durante la settimana come abbiamo fatto finora e sono convinto che i risultati inizieranno a girare. Bene, ti ringraziamo, ringraziamo tutti. Grazie gli amici a casa e appuntamento nel prossimo dei programmi di Swiss World TV. Alla prossima. Ciao, grazie. Grazie a voi. Alla prossima, grazie Axel. No, grazie. Grazie al vostro presidente che sponsorizza queste dirette. Bene, grazie a tutti. Buona serata e alla prossima.